Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video ed episodio della serie di Slime Racers. Allora, prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere un mi piace, commentare, condividere e attivate le notifiche ovviamente per essere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video. E direi di cominciare con dar da mangiare ai nostri cari slime. Recuperiamo un po' di cibo qua dalle carote ai popcorn, così gli diamo da mangiare ai nostri bellissimi, così ci fanno tanta bella cacchina. Allora, voi mangiate carne frutta, allora tenete la frutta, ecco qua, tanta bella frutta che mi piace. Poi no, perché va in giro, non va in giro, voi mangiate tutto. Carne e vegetali mangiate. Qua c'è un'altra cosa che posso raccogliere. Più belli, raccogliamo tutte bene e andiamo a tagliare ancora a mangiare questi e ancora questi. Ok, adesso nella caverna e vediamo un po' questi qua cosa mangiano. Mangiano vegetali, quindi io ho carote, ma loro piace tanto questo genere qua, l'Odonoi. Odonoi mi piace tanto mangiarlo, quindi lo diamo così producono molto di più. Mi sono incastrato, eccolo qua. Andiamo a mangiare, guardate come sono lisci. Mangiare vegetali, leoni ancora vegetali perché ho tanti, non mangiare tanto. Le carote e adesso andiamo a finire anche di dare la frutta e andiamo allora direi di partire a raccogliere anche la cacchina e a venderla perché ne abbiamo bisogno, sebbene come potete vedere ho già raccolto parecchi soldi, ma adesso ne andiamo a fare un live così la cacchina di slime. Adesso andiamo a tirare la avendogli dato il cibo che preferiscono ne fanno di più. Poi raccogliamo anche questa cacchina. Questo qua che esplode, tante radiazioni, anzi questi che esplodono. Molto bene, allora prendiamo tutta questa bella cacchina verde. Più di 5.000 monete con la cacchina. Adesso ne abbiamo una. Ok, ne vendiamo anche questi. Forse qua dovrei aggiungere gli slime. Facciamo così, allora. Diventano grossi come questi, anzi potremmo farli già diventare grossi. Ho sbagliato. Mamma mia, sta prendendo vita a quel cattivo. Ah ecco, te l'ha fatto, morto. Mamma mia, ho sbagliato malissimo. Questi perché questi qua sono quelli gattino e roccia, quindi dovrei catturare quelli gattino per aumentare loro. Quindi
non mettere questi qui, mamma mia. Ne ho perso anche uno tra l'altro, accidenti a me che sbaglio. Allora, adesso andiamo a prendere i gattini per aumentare lì. La gattina rosa, cacchina di mille colori. Facciamo degli acquisti, vediamo, possiamo farli. Allora, andiamo qui e... allora, compriamo questo, questo, questo e questo. Perfetto, abbiamo comprato tutto, così ci siamo. Siamo più facenti che mai. Siamo più fetenti che mai, no, no, non siamo fetenti. Andiamo alla ricerca degli slime, gattioni, gattini. Se non mi sbaglio dovrei trovarne di qua. Eccoli qua, allora, prendiamo qualcuno. Facciamo i polli, i polli. Allora, butta via, la via. Servono no, 6 sono un po' tanti, ma va bene, non importa, tanto li mettiamo tutti e 6. Abbiamo recuperato anche delle galline, vediamo qua cos'altro possiamo recuperare. Polcini, polcini, questo non ci serve. Ok, allora torniamo a Casuccia Bella e mettiamo giù quello che abbiamo raccolto dalle galline agli slime. No, ho finito l'energia, non posso correre, devo aspettare. Fermati, recupera. Bella, tutti ragazzi. Allora, questi no. Allora, io ti ho sparato dentro, vai fuori. Dentro. Dentro, ok. E anche voi 4, 2, 3, 4. Qua mettiamo un 6, vabbè. Per ora va bene così, sono 6. Quanti sono? 3. Dove sta? Spero che sia la fine. No, dai, 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 non si va. Vediamo, posso comprare qualcos'altro. Questa, dai, prendiamola. Così magari siamo più sicuri che non volano. Qui non serve niente. Qui abbiamo già comprato tutto. Anzi, vediamo un po' se... ecco. Ci vuole questo e... adesso lo compriamo anche di qua. Se non sbaglio, però, che tiene lontani gli slime, così non vanno a mangiarmi la roba. E andiamo a spendere un altro po' anche dentro la caverna. Vediamo se abbiamo gradato bene tutto quanto, perché non me lo ricordo. Allora, permesso. No, ho sbagliato lato. Pardon, non voglio le radiazioni. Questo rushed non serve a niente. Qui sotto. E poi tu. No, ok, ci siamo. Vediamo anche l'altra zona che non abbiamo guardato. Non mi ricordo se ho lasciato degli slime in quella zona, sono sincero. Adesso controlliamo, intanto non importa. E possiamo fare anche una certa cosina, visto che siamo andati in fondo da questa parte. Allora, raccogliamo i polli che ci serviranno più avanti, sicuramente. Poi voglio questo. Pollo, 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 pollo. Ecco di qua. Poco fluido non ci serve. Usiamo solo i polli. Tanti polli. Dati quanti che ce ne sono. Poco fluido, via. No, 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 non pensi di andare. Vieni qua, vieni qua. Vieni qua. E anche tu. Qua c'è questo. Vediamo questo qui. Pollo, tre polli, polli, cinque polli, polli. Guardate quanti ne abbiamo recuperati. Una marea di polli pollulari. Adesso ne abbiamo poi ancora. Se sì, di polli. E a voi vi chiedete perché ne stai raccogliendo così tanti? Perché poi serviranno sicuramente. Allora, dato che sono qua, voglio approfittare
e comprare la nuova zona che ci servirà nel prossimo episodio. Allora, 5.000 li abbiamo. Adesso ve la faccio già vedere. È una zona molto semplice, molto carina. Qua 4 spazi di costruzione più un laghetto, dove nel laghetto possiamo mettere gli slime, quelli acquatici, e resteranno dentro qui il laghetto. Anche se possiamo, volendo, comprare il pod loro per metterli dentro, ma non serve a un granché, essere sinceri. Va benissimo il laghetto, tanto da lì non scappa troppo. Siamo perfetti. Allora, mettiamo giù. Ora polli. Sì, sono un pollifero. Pollulare. Pollo cellulare. Oh, l'episodio di oggi è incentrato sui polli. I slime passano in secondo piano, noi raccogliamo polli e alleviamo polli. Belli polli. Oh, comunque veramente ne ho raccolti tantissimi per questo episodio qua. Pucciosi, adesso li spariamo tutti qua. Sperando che non svolino via tutti. Eccoli qua, guardate quanti polli. Non ci riesco. Questo è prodotto ancora. Bene. Allora, adesso andiamo a dare ancora da mangiare ai nostri cari amici. Allora, prima voi che mangiate e mettate in carne. Ah, quindi questo è il vostro preferito. Aspetto, allora. Andiamo qua. Sono tutti eccitati. Mentre voi mangiate frutta. Qua la frutta per voi. No. Dove vai? Qui dentro. Ok, qualcun altro che pensa di andare in giro? No. Ok, aspetta. Era sparo adesso. Esatto. Dov'è l'ultimo? No. Fermo. Ok, perfetto. Ci può ancora rete. Adesso li abbiamo potenziati tutti e ne abbiamo a sufficienza anche di questo. Molto bene, molto bene. Allora ragazzi, vi ringrazio per questo video, per essere stati con me. E spero che il video vi sia piaciuto, vi piaccia Mind Blazers, come piace a me. Un gioco carinissimo, tranquillo, per rilassarsi. Dai, dai. Io stavo per fare un disastro. Andiamo a vendere prima queste. E ricordo di lasciare un mi piace, commentare, iscrivervi al canale se non avete fatto parte delle notifiche. Lasciate un bel like all'episodio e anche magari alla playlist. Non mi ricordo se posso lasciare un like alla playlist, mi pare di no. Sto facendo una fesseria. Ma non importa. Allora, e nel prossimo episodio vi anticipo che andremo in una nuova zona, visto che abbiamo delle chiavi e andremo a esplorare una nuova zona. Quindi vi ringrazio ancora per la visione e noi ci vediamo in un prossimo video o in un prossimo episodio di Slime Racers. Ciao!